è domenica e decidiamo di uscire con la moto in direzione a Val d'Aosta, precisamente nel paese di Gressonei. Ma prima facciamo una tappa. Aglio e due fettine di lardo, giusto perché siamo a Arnae all'aperitivo città. Grazie. Arnae, paese del lardo. Facciamo un piccolo aperitivo, così per spezzare un po' la mattinata. Grazie. Arnae si trova a 340 metri di altitudine, in una zona dove la valle centrale si allarga, formando una piccola pianura. Questa località è rinomata soprattutto per il lardo di Arnae, gustoso e profumato, e denominato come d'origine protetta. Ed ora, direzione Gressonei. Avventura, eccoci qua di nuovo, nuovamente con un nuovo video. Siamo a Gressonei, circa 1200-1300 metri d'altezza. La giornata non si promette tanto al bello, però insomma cerchiamo di metterci la tutta. Cominciamo bene. Cressini al burro. Farei contorno a parte, che cosa c'è? Ah, abbiamo verdura, per cui insalata, pomodori, o possiamo fare le patate, possiamo far saltare magari delle zucchine in padella con delle patate. Benissimo. Faccio una... Ok. Le zucchine. Prego. Grazie. Salata di contadina. Insalata. Crostini. Mela. Questa è una frutta di carne. Siamo fermati a vedere questo castello dei Savoia. Non so che di che anno possa essere. Abbiamo lasciato le moto, adesso stiamo percorrendo questa strada sterrata, non percorribile con le macchine. Qui ci sono alcune abitazioni private, ci sono delle macchine che sono parcheggiate, delle case, e anche molto belle, sono delle valte, ben ristrutturate. La regina Margherita di Savoia II soggiornava già da tempo a Gressonei, come ospite dei baroni Beck-Pecoz già nel 1889. Poi, il 24 agosto nel 1899, venne posta la prima pietra per la costruzione del castello, o meglio, Villa Reale, per volere della regina stessa. Volevamo entrare, ma fino alle 5 e mezza non si può. Giro ogni mezz'ora. Per lo meno adesso sappiamo che esiste, per cui si può ritornare. Il giardino, che oggi si presenta ai piedi del maniero, fu inaugurato nel 1990. Esso è costituito da aiuole rocciose con specie botaniche tipiche dell'ambiente alpino. Visita purtroppo non siamo riusciti a farlo perché tante prenotazioni, 2 ore di attesa, il giro dura mezz'ora, sono le 3:30, ma saremmo dovuti passare intorno alle 5:30. Mi dispiace perché sicuramente all'interno poteva essere bello, perché l'esterno insomma molto ben conservato, tenuto bene, purtroppo è stata così. Thank you.
siamo a Fontane More, ci siamo fermati nella via di ritorno, abbiamo un ponte del diavolo in questo torrente, insomma abbastanza grande, che non so come si chiama, non lo so. In fondo, in basso, abbiamo il paese, c'è cioè il paese di questo piccolo borgo di montagna. Adesso ci siamo fermati per prendere un gelato, qualcosa da bere. Vuol dire là. Allora, gelato mangiato, ci siamo un po' presi 5 minuti di relax, adesso cerchiamo di andare nel centro di questo piccolo paesino. Passeremo il ponte, sembra un ponte del diavolo. Che bei fiori che ci sono. Beh, la camminata è bella perché siamo lungo questo torrente con varie rapide per rallentare la forza dell'acqua. Gabriella, dove sei? Eccolo qua. Allora, andiamo verso il centro del paese. Ecco, cominciamo il ponte del diavolo, qua proprio in mezzo al borgo vecchio. Borgo proprio di montagna, borgo, case tutte solo esclusivamente di pietra. Questa strada ci porta nel centro del paese vecchio. Ho scoperto come si chiama il torrente. Torrente Lys. La nostra avventura in Val d'Aosta finisce qui. Abbiamo passato in effetti una buona domenica. Un aperitivo ad Arnad che ci ha dato un po' di sprint. Abbiamo pranzato in un caratteristico ristorante tipico valdostano. Abbiamo percorso zone dove la flora alpina è ben presente e l'aria è fresca e frizzantina. Visto un bel castello dei Savoia. Ed infine, passeggiando per i borghi antichi di un piccolo paesino di montagna, ma con grande senso di ospitalità, Valmor ci ha fatto capire che a volte lasciare la tecnologia alle spalle ci rende più vicini alla natura, con una mente più fresca, ma soprattutto con un cuore pieno di felicità. Ricordatevi, se vi è piaciuto il video,